Massimiani, detto Gigo, un giovane per tutti. Sempre più convinto di una politica basata a favore della famiglia. Quoziente familiare, uno strumento per tutte le famiglie e non solo, soprattutto per quelle numerose. Uno strumento che serva a ridare importanza, uno strumento che serva a ridare e a riqualificare quella che è la famiglia, che ormai non è più caposaldo di questa nostra società. Uno strumento a vantaggio di queste famiglie che sono veramente coloro che smuovono la ricchezza e l'economia della nostra città, San Benedetto del Tronto. Quoziente familiare a favore delle famiglie. In un periodo in cui scarseggiano le offerte di lavoro e sono sempre meno le capacità lavorative, bisognerebbe, secondo me, a San Benedetto cercare di favorire quelle che sono le nuove imprenditorie giovanili. Il tutto tramite uno strumento semplice, un periodo iniziativo no tax, a favore di quelle nuove imprese giovanili che nascono e che devono cercare nei primi momenti di tener duro e soprattutto di cercare di consolidarsi. Un periodo no tax iniziale che serva soprattutto all'impresa a dar respiro, che serva soprattutto a far respirare i titolari della nuova impresa. Sicurezza, un aspetto fondamentale. È il diritto di tutti, soprattutto dei nostri cittadini sanbenedettesi, di essere sicuri a casa loro. L'uscire di notte, l'uscire di giorno, la sicurezza, un aspetto fondamentale su cui mi batterò e cercherò sicuramente di porre le soluzioni migliori per questo aspetto. Sicurezza significa essere tranquilli a casa propria. I cittadini di San Benedetto devono essere sicuri nel proprio comune e nella propria città. Vieni, cammina insieme con me. Al 15 al 16 maggio puoi dare a San Benedetto un contributo importante. Un volto giovane, un giovane per tutti. Giacomo Massimiani, detto Gigo, alle comunali del 15 al 16 maggio a San Benedetto del Tronto. Non aver paura, fai la tua scelta, fai la scelta giusta. Vota Giacomo Massimiani, 15 al 16 maggio. E dietro la scheda scrivi Massimiani oppure Gigo.